Tra ingiustizie e criminalità, a Napoli c'è chi ogni giorno lotta per rimarginare ferite e dolore e ricostruire un tessuto sociale forte, ed è Napoli la città scelta dalle Nazioni Unite per il progetto pilota Voci contro il crimine, un'iniziativa che vuole raccogliere le testimonianze delle vittime per promuovere il cambiamento, diffondere la cultura della solidarietà e la giustizia contro la paura e la violenza. Abbiamo scelto Scampia perché Scampia vogliamo far vedere che non è quella che i più purtroppo conoscono, non è la Scampia di Gomorra, ma appunto ha un volto che è dietro di me, che sono i ragazzi di Scampia, che sicuramente oggi dimostreranno che la goccia nel mare non è la nostra iniziativa, loro sono il mare, secondo me, e questo lo dobbiamo dimostrare non soltanto all'Italia ma al mondo, e per questo siamo qui come Nazioni Unite. Lavoriamo con i ragazzi perché è nei ragazzi la chiave del cambiamento e la chiave della reazione, e oggi tutto è dedicato ad un ragazzo speciale che è Gianluca Ciminiello. È stato tragicamente ucciso Gianluca, e noi non possiamo permettere a nessuno di dimenticare la sua innocenza, la sua vita, e oggi essere qui vuol dire scegliere di non essere grigi, scegliere ogni giorno di onorare la propria vita perché crediamo in un cambiamento. Nell'auditorium di Scampia, oltre alle scuole e alle associazioni del territorio che si battono per la legalità, anche i familiari delle giovani vittime della mafia. Presente l'assessore ai giovani del comune, figlia di Silvia Ruotolo, Alessandra Clemente, ed il maestro di judo Gianni Maddaloni, che dal 2005, con l'apertura della palestra a Scampia, porta avanti un progetto sportivo con l'obiettivo di sottrarre i giovani alla criminalità. La cosa importante di questa mattina è stato un grosso messaggio di legalità, perché abbiamo fatto vedere al quartiere le vittime innocenti vanno difese, le famiglie delle vittime innocenti vanno ascoltate, e perché no non fare ogni anno una cosa del genere per far capire che certe cose non devono succedere più. Potrete andare sul sito www.unicri.com, dove c'è un questionario, e raccontare esperienze dirette di violenza, di criminalità, di disagio. Alla fine Napoli porterà alle Nazioni Unite un suo rapporto che sarà in grado di orientare le politiche di intervento nel contrasto alla criminalità organizzata, che da Napoli quindi partano sempre dalla cura dei ragazzi.